sono un giornalista indipendente, un poco snob. Sono uno che scrive blog, ma mi credo il nuovo boss. A capo del mio forum, moderatore in chatroom. Ti stronco tutti i pezzi e poi ti metto e non mi piace su YouTube. Sono un nuovo artista alternativo, un po' incompreso. Non vedo un CD, niente concerto, ma non mi sono arreso. Mi sento Mao Zedong, Puccini e Sonic Youth. Ho nel cassetto un pezzo tristissimo, più dei Marlene. Scusate l'emozione e qualche imprecisione. L'arrangiamento è di un amico mio che fa il postino e cura la produzione. Vedi che produzione! A me la musica leggera fa schifo tutta, ma l'occasione è idiota e non si butta. Poi nel video faccio il duro, mica il radical chic, che ora va di moda dare al pop un gusto street. Sono il rapper cattivo, ma faccio l'ospitata. Questa canzone giuro, manco l'ho ascoltata. Sparo qualche stronzata, vendo qualche disco. Quello che canta io non so chi è, non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Sono un cantautore di sinistra con la Porsche, con le gruppi niente sesso se non mi citano Marx. Esempio di virtù, mi commuovo in TV per la fame nel mondo e porto i soldi in nero. Porto i soldi in nero e porto i soldi in nero a un passo dal cielo blu. Il capitalismo è la nuova schiavitù. Compagni, datemi del tu. Tirando coca e rum, questo subito viola no, non esiste più. Da 0 a 100 ben, 3 secondi e 3, dedico il premio Tenco e un terzo del cachet a Fabrizio De André, al Broker e a Berlinguer, a Togliatti e Belen, al mio concessionario Elche, Corona e Robespierre. Oh Fabio, ma si sente tanto l'accento padovano. No, perché io ho una certa reputazione nel ghetto. Dai Herman, andiamo a prendere l'autobus senza biglietto.